vogliamo piazze piene di luce, strade ricche di amore, di gioia e di pace. Parliamo tutte le lingue del mondo. Delle persone che vivono nel bosco, no? Per cui è il paesaggio, per cui prima lo diceva Luigi, è incredibile come sia necessario anche ritrovare quel passato, no? Cioè stare lì, no? Oggi che viviamo un paesaggio completamente annientato nella sua fisionomia. E nella lettura pensavo come sia necessario avere un'immagine di quella terra, di com'era, perché oggi si ripone il problema in qualche modo di una riforestazione, no? C'è un dibattito molto acceso se che cosa fare dopo questa pandemia degli ulivi, cosa fare, no? Molte risposte io le ho trovate qui, cioè questo lupo che con l'arco va a caccia, in questo lupo che diventa cavaliere, per cui è dentro una iniziazione, cioè in fondo la storia che attraversa il libro è quella di una iniziazione, cioè di un ragazzo di 13 anni che viene in qualche modo accompagnato a diventare adulto, no? Per cui è interessante vedere questa fisicità che cresce. E un'altra riflessione che ho fatto è come la guerra, lo scontro, il duello, no? Sia diverso da quello contemporaneo, cioè come il corpo era centrale dentro questa storia e queste storie, no? La fisicità, proprio, il confrontarsi, il misurarsi con la spada, con la lancia, il misurarsi con gli animali, no? E invece adesso la guerra è solamente affidata poi alla tecnologia, il corpo è la cosa che soccombe, che non si misura più, no? Cioè è chiamato solamente a morire in qualche modo. E per cui tutta questa dimensione del libro di Luigi è come, la sto vivendo come una dimensione onirica. Sicuramente c'è la storia, e qui abbiamo Mario che magari ci aiuta
di più a entrare dentro la dimensione della realtà storica che Luigi affronta e ricostruisce in qualche modo, ma a fianco a questa dimensione storica c'è questa narrazione, questa fiction, parola orribile però è così, in cui in qualche modo io trovo una dimensione di sogno, no? Cioè di incantamento, di desiderio di una visione che in qualche modo si realizza nel momento in cui leggi, in cui entri nel libro, in cui ti fai accompagnare dal racconto. Per cui io sono molto curioso adesso di sentire Mario e di sentire Luigi. Luigi mi ha raccontato prima che questa dimensione del paesaggio, cioè nel lavoro del romanzo storico c'è lo studio fondamentalmente di base, no? C'è questa la storia che diventa alleata dentro questo desiderio del romanzo, per cui Luigi mi diceva ho dovuto studiare il paesaggio, ho dovuto tentare di ricostruirlo e per cui sono molto curioso di sentire un po' da voi i segreti di questo lavoro. Vuoi rispondere? Vuoi dire? No, ma tu poi lo faccio io. Mauro ha già accennato ad alcuni temi, non tanto ai temi, anche ai temi del contenuto del libro, ma soprattutto alle impressioni che lui ha avuto e quindi come opera letteraria è giusto che sia pure così. Mentre parlava mi è venuto in mente una specie di diatriba che ci fu molti anni fa, mentre si parlava del dolce stil novo. Allora se ne esce un professore dell'Università di Lecce, medievista, e cominciò a fare un panegirico dell'amore cortese, un amore etereo che si sublimava nella rinuncia. E, insomma, io vedevo il professore Marti, che è il più grande studioso, no, di questo, sulla sedia, all'improvviso si alzò e disse: stai zitto, dice, tu non sai cos'è l'amore cortese. L'amore cortese è sangue, è lotta, è desiderio, è carnalità, quella che potete trovare in alcuni punti di questo romanzo storico. Quindi è un romanzo storico. E quando io parlo di romanzo storico mi viene in mente un'altra frase famosa di Woody Allen, che diceva: nella vita bisogna avere pure dei modelli, no? Il modello suo era il Padre Eterno, noi più terra, noi eppure Luigi. Il suo modello è indubbiamente Umberto Eco, c'è poco da fare, anche se non l'ha letto, ma sono sicuro che l'ha letto. Infatti è tra le due figure principali, Lupo, che è il protagonista del romanzo che noi troviamo dall'inizio alla fine, e si adombra la figura di Alzo di Melk, e nella figura di Paolo Guglielmo di Baskerville c'è poco da fare. Quindi è un romanzo storico di formazione. Io avevo scritto il famoso romanzo storico, vi volevo chiedere a lui la famosa definizione tedesca, no? Bildungsroman. Ma al di là di questo, è un romanzo più di formazione, ecco una domanda che faccio, no? E che poi sarebbe anche tra i pochi romanzi di formazione, forse l'unico romanzo di formazione scritto con questo tipo di ambientazione di carattere, diciamo, storico. Oppure è un romanzo storico? E quanto è un romanzo storico? Perché in base a quello che dirò poi gli farò degli appunti, delle osservazioni. Quindi. È un romanzo che è nato storicissimo, nel senso che è stato dato perché mi ha affascinato questo periodo storico, perché mi era presente che in quel momento, per un breve periodo, Lecce fu una sorta di jet set dell'epoca del Regno di Sicilia. Ora, sì, lo dico perché c'erano anche le star. La star in questo caso era il figlio del re che venne a Lecce e si innamorò della figlia del conte Accardo, che era Emma.
Ora, purtroppo i fatti storici sono anche degli spoiler del libro, perché in qualche modo ho cercato di far coincidere, come dire, i colpi di scena con dei fatti storici, come sono stati l'assedio di Lecce, come è stata la morte di questo figlio del re prima di diventare re, che ha determinato lo sconvolgimento delle sorti della contea, che prima era alleata del re e poi invece si pose contro il nuovo re, con delle conseguenze funeste. E qui comincia molto più il romanzo. Io devo dire che la prima immagine a cui mi sono ispirato quando ho cominciato a scrivere il libro era l'immagine, le prime immagini della Spada della Roccia, che ho animato, mi sono ricordato. C'era un ragazzetto che girava per la, foresta, e questo compasso me lo sono immaginato con un arco in mano, che è un arco bizantino particolare che gli ha fatto il fabbro, ambientato dove a Cerrate, che poi sono tra le poche cose rimaste dell'epoca, perché Cerrate fu in un primo momento, diciamo, completato l'epoca di Boemon, 1080-1090, e poi nel 1080 fu rifatta da Tancredi. Qui ipotizzo che sia stata distrutta in una invasione saracena, in una delle tante. Oh, teniamo presente che l'abbazia di Cerrate, ben 600 anni dopo, morì a causa dell'invasione saracena, nel senso che nel 1711 ci fu un'invasione saracena in cui si spopolò, cioè portarono via tutti i contadini, perché poi i saraceni questo volevano schiavi, averci più pregiate, e l'abbazia praticamente decadde, ma questo nel 1700, noi stiamo parlando del 1130. A quell'epoca c'era il regno di Ruggero II. Ruggero II era stato il secondo re normanno, anzi in realtà è stato riconosciuto re proprio in quegli anni, perché prima come vassallo del Papa erano duchi, no? C'era Roberto il Guiscardo che conquistò la Puglia, Ruggero che conquistò la Sicilia agli arabi, mentre invece la Puglia rimane ai bizantini. E da quel momento partì questo regno particolare, che fu antesignano del futuro regno di Federico di Svevia, Stupor Mundi, di cui tanto si dice, ma non ci sarebbe stato un Federico di Svevia se non ci fosse stato un Ruggero II, che aveva già un regno multiculturale, c'erano cioè bizantini, arabi, latini, cioè, che si arricchiva di tutte quante queste culture. E in quell'epoca, dicevo, Lecce fu la jet set, quindi ho cercato di inquadrare quel momento e con gli amori, con le vicende, con le vicende di guerra, che poi erano le ribellioni baronali, prima contro il re e poi sempre col papa in mezzo che sobillava i baroni contro il re. E poi infine, ci sarà tutta la vicenda, finirà a Palermo, anzi a Palermo, la parte finale si svolge prevalentemente a Palermo, dove Tancredi, poi sarà re di Sicilia, nato a Lecce, figlio di Emma, sarà liberato e nell'abito di una sommossa che effettivamente ci fu. Ed è descritta molto bene da un cronista che si potrebbe dire che è il Vittorio Feltri dell'epoca, perché si chiama Ugo Falcando, capace di cogliere tutti i pettegolezzi, se vogliamo anche distorcere la realtà, perché in modo molto colorito, però è stata preziosa, perché in realtà è una cronaca di questo assalto al palazzo e di tutte quante le vicende che sono seguite. Non posso approfondire perché sarebbe anche questo uno spoiler. Comunque, i conti di Lecce settero prima dalla parte del re, poi dalla parte dei ribelli, e ne subirono tutte le conseguenze, che furono pesantissime. Il conte Confido III fu accecato, buttato in carcere. Quindi, diciamo, erano periodi molto truculenti, come dire. Le pene erano: ti taglio il naso, ti taglio le mani, ti cavo gli occhi. No, ecco, in questo caso c'è anche un personaggio, uno dei personaggi che dalla cronaca gli vengono cavati gli occhi e recisi i tendini sopra il tallone. La cronaca dice così, tanto per gradire. No? Ecco qua, spesso lancia per le donne, nel senso che poi alla fine la soluzione di tutta la vicenda viene dal triangolo femminile di questo romanzo, che è costituito, guarda un po', da una badessa, da una strega, chiamiamola, anche una donna di boschi, e una prostituta. Questo è il triangolo femminile, che alla fine risolverà in qualche modo la vicenda, anche se saranno gli uomini a combattere, la parte decisiva sarà in mano alle donne. C'è qualche domanda? Io volevo sottolineare che non è una vicenda secolare quella che si racconta qui,
secolare la dominazione normanna, ma Luigi sceglie un trentennio abbondante, ossia il 1130-1139, quindi 35-34 anni, quindi, e in questi anni, in questo trentennio abbondante, segue le vicende della dominazione normanna, segue le vicende sentimentali e guerresche di Lupo, il protagonista del romanzo. Sì, ma anche di Emma, che è la mamma di Tancredi, figlia di Accardo. Accardo è uno dei personaggi più importanti per Lecce. Le sue figlie furono quasi tutte quante abbadesse, incominciando da sì, Agnese, poi Guimarca. Sì, c'è una di queste, c'è una bella pagina sull'avvelenamento dell'abbadessa da parte del, ordinato dal vescovo, il famoso, quindi veramente questo qui sono quei momenti di grande luce che attraversano questa storia cruenta, violenta, fatta di armi, di spade, di alabarde, di punte, di armi evidentemente non eseguite molto bene, perché per esempio si spezzano, no? E quindi, ripeto, quando Mauro ha parlato del paesaggio e del ruolo che il paesaggio riveste, ha perfettamente ragione nel sottolineare, perché ancora oggi c'è Rate, dove è ambientata parte di questa storia, e si chiude con Cerrate, anzi si apre e si chiude con Cerrate. Questa storia sta in aperta campagna, in una posizione paesaggisticamente, anche se incombono le torri di Veditori, eccetera, eccetera, comunque è un paesaggio ancora che, a parte la Xylella, si conserva sostanzialmente integro. Quando Luigi parla della fuga degli abitanti di Cerrate, messo a ferro e fuoco dai saraceni la prima volta, questi si avviano verso la Traiana, cioè la strada che da Brindisi portava a Lecce e passava a quattro passi, una strada che c'è ancora e che viene ricostituita dagli storici, e si può vedere ampi tratti di questa strada in parte romana. E quindi è un romanzo storico, questo qui c'è poco da fare, dove ci sono dei grandi, lunghi, a volte piacevolissimi, diciamo, inserti di carattere, sono invenzioni letterarie, no? Quando il Lupo si strugge d'amore per le varie, ma gli rimane in mente sempre la famosa Emma, no? La figlia di Accardo, con la quale tresca poi, no? E poi diviene una delle ultime abbadesse, forse l'ultima abbadessa, no? Sì, quindi campò estremamente, sì, sì. E quindi praticamente ormai la discendenza normanna si era quasi estinta, e quindi c'è questo ruolo delle donne, no, non per sottolineare, ma un ruolo fondamentale. La prostituta di cui parlava Luigi e la strega disegnano delle pagine veramente interessanti, quando la strega fa questi intrugli che beve lei stessa per poter aumentare le sue percezioni del futuro. Poi c'è una cosa interessante, non so se è stata la strega a realizzare, cioè quando Lupo insieme ai suoi amici sta per soccombere nella natura del bosco, perché Cerrate era, cioè all'improvviso arriva quest'aquila, questo nimbo, questo gufo, insomma, che acceca, quello che, sì, quindi
è un fatto che risolve, diciamo, dal punto di vista letterario, la faccenda sì, di stallo, però lui, Luigi, la descrive in maniera, sai, era di notte, quindi no, questo, gli artigli che gli cavano gli occhi al povero disgraziato, insomma, che praticamente aveva messo, sì, disgraziato e basta. Quindi ci sono queste pagine di grande, io lo ritengo, di vigore narrativo, proprio quando, stranamente, inventa più che, perché forse nella, nella riproposizione del fatto storico in sé, no? Lui ha citato Gole Falcando, insomma, tutti questi cronachisti medievali, insomma, non si sa quanto attendibili, non abbiamo gli originali, eccetera, eccetera, no? Però le pagine migliori, secondo me, è un parere personale, sono quelle in cui lui inventa, ricrea una possibile, diciamo, storia probabile tra un evento storico accertabile e l'altro. Sì, sì. Sì, ma pure per esempio la, la Tresca, no? Che avevano, che aveva Lupo, no? Che trova queste porte chiuse, no, ferrate, ma nascoste dall'etere, da cui si accedeva al corridoio che poi portava a Napoli, eccetera, eccetera. Ovviamente sono invenzioni letterarie, ma sono estremamente suggestive. Io devo fare un appunto a lui, ma non perché è un, ma perché mi sono interessato. Lui dice a Lecce, Lecce fu distrutta da, si sa, da Guglielmo il Malo, detto il Malo anche perché distrusse, ecco sì, e contemporaneamente distrusse pure Rudie, che era in mano, diciamo, un altro cavaliere, no? Sarlo? In questo caso è Sarlo. Sì, sì, che diciamo difendeva. Sì, il rapporto può fare una brutta fine, se non sbaglio, Sarlo. No, no. Non, allora, dice, dico noi leccesi, gli abitanti, abbiamo tanta acqua e tra l'altro abbiamo pure l'acqua del fiume che scorre sotto, no? Era una credenza di allora, che è durata fino all'Ottocento, invece noi ci siamo incaricati di distruggere questo mito leccese dell'Idume che scorre sotto l'acqua, sotto, sotto la città. In realtà sotto la città scorre l'acqua, ma è l'acqua delle falde. Così. Sì. Ma è così, insomma, non, l'Idume sta a mare, quindi dico, sono due cose completamente diverse. E cosa ha dato, diciamo, il là a considerare che effettivamente il fatto che spesso e volentieri le falde si muovono secondo la trazione lunare, secondo la quantità di acqua, e in effetti da alcuni punti scorrono, no? Ma se andiamo a vedere bene, tipo quella che dicono di Dume sotto Palazzo d'Oro, sempre ferma, quella è l'acqua, dicono. Sì, 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 non c'è problema. Poi il, la conformazione del sottosuolo di Lecce consente la conservazione di una grande quantità di acqua, quindi non c'è problema, è veritiero questo fatto qui. E poi ci sono altri fatti, per esempio, no? A parte la, c'è Lupo, no? Dopo aver combattuto, dopo aver imparato a combattere, a tirare sempre di più in maniera precisa con l'arco, dopo essere diventato un cavaliere osteggiato dai suoi stessi amici perché era di provenienza umile, no? Dice sì, vabbè, sei bravo, tutto quello che vuoi, però non sei un cavaliere, per cui non ti puoi battere con me che sono cavaliere, nonostante che tu sei più bravo di me, per esempio. Però c'erano queste regole che avevano la loro validità pure, c'è poco da fare. E una serie di circostanze di carattere storico, quando Tancredi,
al ritorno delle battaglie palermitane, viene a Lecce, viene accolto come conte di Lecce, 1169, quando si chiude il romanzo, troviamo Lupo che è igumeno, sia abate di Cerrate. Quindi lui aveva deposto le armi, la freccia, e si era dedicato alla vita contemplativa e alla vita anche di lavoro, perché allora, che poi lui non era, lui lo fa capire, no? Un uomo di lettere, era fondamentalmente un uomo di azione, un vero cavaliere che però con le lettere non ha mai avuto... Sì. Questo sì, però per esempio tu scrivi che Emma nel suo studio aveva un sacco di libri importanti, cioè, non credo che quando Paolo andava a trovare Emma non certo per pregare leggessero questi libri, quindi insomma, cioè, quindi vedete quanti episodi, quante varietà c'è in questa storia che tutto sommato poi era chiusa in 30 anni, non è in... e c'è, se fosse effettivamente tutto quanto dimostrabile dal punto di vista storico, questo sarebbe il più corposo libro di storia scritto in questi 30 anni di storia leccese, che poi è vero, è una storia leccese, ma proprio per la qualità dei personaggi, Tancredi, no, Tancredi poi fu re di io ho provato anche a cercare. Stiamo parlando della storia del Mezzogiorno e dei rapporti della storia del Mezzogiorno col papato e con le altre case regnanti. Grazie, superpotenze, che i bizantini, gli sveni, no, e il papato. Quindi loro erano un piccolo regno stretto tra questi soggetti bizantini che erano stati spodestati. Gli svevi, che erano, infatti qui c'è una calata degli svevi, che è quella di Lotario, poi ci fu quella di Federico Barbarossa, infine ci fu quella di Enrico VI, il figlio, che conquistò il regno di Sicilia, no? E tra l'altro, come dire, Guglielmo il Malo fu uno che si riconquistò il regno, e quando morì uscì, suo figlio Guglielmo II, cosiddetto il Buono, fu un idiota e sostanzialmente consegnò agli svevi il regno facendo sposare sua zia Costanza d'Altavilla al figlio del Barbarossa, no? Che poi scese legittimato da questa forza. Quindi il povero nostro Tancredi, che in realtà era figlio bastardo di un erede al trono che non era mai premorto al padre, quindi non era nessuno. La sua ascesa al trono fu malvista. Malvista, ma da chi? Il Papa la voleva perché, il Papa la voleva perché non voleva i tedeschi a nord e a sud. E poi c'erano tutta una serie di conti che non volevano gli svevi, no? In realtà poi questo attese che Tancredi morisse nel 1194 e fece questa discesa in cui conquistò sostanzialmente il regno di Sicilia. E qui, giusto un appunto, comincia un secondo romanzo che ho scritto, perché alla morte di Tancredi sua moglie Sibilla e i suoi figli furono imprigionati in Germania, il figlio fu torturato, seviziato, ucciso, e sprigionia che erano 2 o 3 anni, perché poi morì Enrico VI. Pare che lo abbiano la moglie Costanza Normanna. Poi morì Costanza, il piccolo Federico II, Stupor Mundi, fu dato a Innocenzo III, Papa, che se lo accarappiò per garantirsi. E a quel punto Sibilla, c'è una sostanzialmente una crociata, cioè Sibilla che era in prigione viene liberata e fa sposare sua figlia Albiria a un cavaliere di Champagne, quartiere di Brienne, che su incarico del Papa fa una crociata e libera il Mezzogiorno agli svevi. E questa è un'altra storia. Cioè, quello che mi piace sono quelle nicchie della storia, se vogliamo, sconosciute, come questa d'altro canto, e, però con un minimo di, come dire, io ho pensato a inquadrare Lecce in quello che era, diciamo, il grande gioco internazionale, di cosa faceva parte, dico Lecce, che modo ha avuto influenza in qualche modo e che cosa stava accadendo tutto intorno. Il lavoro è stato di semplificazione, ovviamente, no? Di snellire, spero di esserci poi riuscito. No, la cosa affascinante, no? Per ritornare, è il fatto che non siamo abituati a immaginarci queste dinamiche, almeno no? Se parliamo di cavalieri ci immaginiamo sempre una dimensione che non c'entra niente con questo territorio, no?
cioè, è come se ci fosse, appunto, è come se ci fosse una sorta di narrazione che fa parte di altri paesaggi, altri territori, no? Mentre appunto attraverso questo tipo di lavoro il nostro periodo che più si avvicina al medioevo filmico, sì, sì, perché dopo, quando con l'avvento di Federico di Stenga, per 50 anni ci furono molti, cioè praticamente le mura furono abbattute, si realizzò lo stato centralistico, no? Però per esempio una costante, teniamo presente che i Normanni praticamente fondarono un regno che poi con le stesse caratteristiche in qualche modo è durato 800 anni, perché prima non esisteva un regno di Sicilia a mezzogiorno, no? E con caratteristiche analoghe si sono sviluppate anche quelle lotte tra centro e periferia, tra baroni e re, no? Per cui c'era questa spinta centralistica del re, che in quel caso era un primo ministro che era una belva, che era diventato dal ministro del romanzo, e te li ritrovi pari pari 400 anni dopo, 300 anni dopo con la congiura di baroni che si stava studiando. Cioè, quindi è una costante lavoro tra... attrito tra chi vuole centralizzare e chi vuole fare il re a casa propria, che è durato per secoli. E quindi diciamo alla fine credo che sia un pezzo di storia importante, perché segna proprio un inizio di questo tipo di dinamiche che poi dureranno per tanto tempo. No, l'altra cosa che volevo sottolineare, tornando al lupo, per esempio lui si accredita uccidendo il cinghiale, no? C'è quella scena molto bella, una scena di caccia nel bosco in cui lui accompagna, è a fianco al re, no? A fianco alla, e in qualche modo anticipa, cioè io l'ho letto come anche un atto di naturale disobbedienza, no? Cioè nel senso che lui agisce e uccide il cinghiale invece di passare la lancia al duca, no? Che era chiamato a essere lui quello che uccideva il cinghiale. E lì c'è questo accreditamento della che poi cioè 17 anni. Disobbedienza. Infatti. È interessante perché questa figura è come se c'ha una sua autonomia e una sua forza, no? Che è discreto, ma nello stesso tempo osa continuamente, no? È come se si conquista una posizione, no? Ed è interessante come figura. Ecco, l'altro accento, giusto per chi piace, no? Perché è un romanzo d'amore, di guerra, le battaglie sono riuscito, a differenza poi del romanzo successivo in cui non l'ho trovato, sono riuscito a farle sulla base delle cronache dell'epoca, nel senso che ci sono due battaglie, in particolare la più bella credo che quella di Rignano. Quando passo dal Gargano vedo sempre questo Gargano che proprio scende ripidamente a valle, questa immensa vallata del tavoliere, che me la sono immaginata mentre si svolgeva questa battaglia con tutti schierati. Forse posso leggere pure un piccolo brano. Sarebbe stata una perfetta giornata per la caccia a una cavalcata dei boschi. Invece era accanto a Kilian, a cavallo, in armatura da guerra con la lancia rivolta in alto. Vicino alla punta sventolava il gagliardetto rosseo della contea. Si voltò e incrociò lo sguardo di Sarlo, che agitò la lancia sorridente. Sembrava entusiasta. Il re e suo figlio percorsero a cavallo lo schieramento multicolore. Al loro passaggio i comandanti li acclamarono. I cavalieri e fanti agitarono le lance facendole rumoreggiare sugli spalti. L'acclamazione finale fu corale, riecheggiò già a lungo, come se una marea avesse inondato la vallata. Dopo un breve scambio, il duca d'Alungero si separò dal re al comando di buona parte della cavalleria, 2000 fanti, e partirono, eccetera, eccetera. Questo è giusto come inizio. Invece l'altra battaglia è una battaglia in cui Sciano a valle si schierano e battono e catturano il Papa. Poi il Papa viene catturato ed è costretto
a riconoscere il regno di Ruggero II. Tra queste invenzioni, no? Tra incastro tra realtà storica e invenzioni letterarie, non dobbiamo dimenticare che la denominazione normanna, qui c'è il professore Bucci che mi guarda con occhi, è la prima dominazione che ha portato una, modernizzazione dell'apparato statale. Cioè prima con i bizantini l'apparato statale era molto centralizzato, molto alla buona, possiamo dire, la riscossione delle tasse, mentre con i normanni, come sappiamo tutti quanti, iniziò il periodo feudale, ossia le concessioni feudali, le concessioni territoriali, che era una forma di organizzare amministrativamente il territorio. Non sapendo il re che così facendo, creando diciamo, la feudalità, si dava un colpo perché la feudalità fino alla sua abolizione fu sempre una spina nel fianco della monarchia, di tutte le monarchie, la famosa congiura dei baroni, no? Gli aragonesi che furono costantemente ostaggio di questi baroni ribelli, e faccio un esempio per tutti, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, no? Che come barone più potente del regno pretendeva addirittura di succedere al trono, e se non era possibile pretendeva di uccidere il re addirittura per sostituirsi. Quindi, perché era il barone più importante del re. Poi invece morì lui avvelenato anche con l'aiuto di Antonello de Petrucci, fu questo che ad Altamura, se non sbaglio, nel 1463 gli fecero bere una Coca-Cola avvelenata al povero Giovanni. Sì, sarà stata fatta. Però ecco, dalla verità storica poi si passa alla invenzione. Mi veniva in mente una pagina che è quella, la liberazione di Emma dal vescovato, da dove, cioè, quella è una bellissima, cioè sta povera Emma sbattuta a destra e a sinistra di fatto e idealmente, poverina, quando il vescovo, come si chiamava il vescovo? Gualterio. Capì che non poteva essere soltanto sua, che aveva trescato con Lupo, eccetera, eccetera, disse vabbè, mo sei finita, quindi sei, sarai in balia di me, dei miei soldati, eccetera, eccetera, la quasi massacrò, fu viva per miracolo, anche se poi rimase abbadessa per decenni. Ecco, tutta la storia dell'assalto al vescovado, dell'assalto alla prigione dove teneva segregata la povera abbadessa, sì, era già abbadessa, sono delle invenzioni, possiamo dire pure straordinarie, forse ha trovato la pagina. No, ho trovato invece una pagina che non è di battaglia, secondo me, cioè in cui praticamente il vescovo incontra la abbadessa di Marca per la confessione. Allora, qui c'è una citazione quotidiana, la badessa di Marca guardò la piazza dalla finestra. La badessa di Marca guardò la piazza dalla finestra. La splendida giornata diede un tono positivo al suo umore. Nel biancore del tufo illuminato dal sole risulta un tratto la tonaca nera di suor Germana, che tornava da alcune commissioni. Le parve che si fosse spezzato un incantesimo. C'era qualcosa che non la rassicurava in quella donna. Era maestra dei novizi e già con Agnese, la badessa che l'aveva preceduta, da cui l'aveva ereditata come prima collaboratrice. Non parlavano mai dei loro pensieri, soprattutto aveva notato che era difficile incrociare il suo sguardo, sempre sbasso, sfuggente. Attendeva il vescovo come ogni primo lunedì del mese, e come ogni volta aveva bisogno di esporre l'animo a quella visita che avrebbe volentieri evitato. Pregare l'aiutava perché sapeva di peccare a non rendere a Gualterio una confessione completa. Riteneva tuttavia di aver trovato il giusto rapporto col Signore, che certo non necessitava dell'intermediazione di Gualterio, che anzi ne era certa, era la persona meno adatta a tale ruolo. Accanto l'aveva messa a parte l'insana relazione del vescovo, che questo lo lasciamo perché è uno spoiler, e
era stanca del rito ipocrita della confessione con Gualterio, ma ahimè non vedeva alternative. Avrebbe mantenuto l'atteggiamento di sempre, non gli avrebbe aperto il cuore né gli avrebbe raccontato i suoi turbamenti, pochi in verità, e con dolcezza avrebbe eluso ogni discorso sulla bolla. La bolla è quella che sottraeva il convento al protettorato del vescovo, oggetto della contesa. Quanto a questo, suo fratello Goffredo, ormai intimo del re, aveva garantito che la bolla non sarebbe stata puntualmente postergata, con ciò intendendo dimenticata. Gualterio fu introdotto alla sua germana nella saletta antica della cappella del convento, dove Badessa lo attendeva. La salutò cerimonioso. Buongiorno Badessa. Sua germana si congedò con un inchino fugace, tenendo basso il volto, nulla lasciava intendere il rapporto segreto che la legava al vescovo, che parve non accorgersi della sua presenza. Il suo sguardo era fisso negli occhi di Guimarca, la cui trasparenza aveva su di lui un effetto ipnotico. Lei accennò un sorriso. Buongiorno Eminenza, il Signore ci ha donato ancora una giornata splendida, la natura sembra un inno alla sua gloria. È così, Badessa, e voi siete parte di questa bellezza. Guimarca era stupita dell'espressione poco canonica. Lasciò cadere passando ad altro. Avete notizie di Papa Eugenio? Dicono che sia in Francia. Quindi salto un po' perché... Guimarca si avviò a rendere una confessione che Gualterio parve aver sentito tante volte, come se il peccato corresse mille miglia distante da lei, deviando il percorso se l'avesse mai incontrata. Dopo averla ascoltata per un po', Gualterio ebbe un moto di ribellione, appena percettibile dal tono. Si direbbe, Badessa, che non appartenete al genere umano, tanto il male si tiene lontano da voi. Eppure conosco uomini che sentono il peccato albergare dentro di essi e lottano per liberarsene. Voi, al contrario, sembrate immune dal maligno. Pensate forse che stia mentendo? Mi fate un torto. Guimarca fu colta alla sprovvista la deviazione all'insolito percorso. Sentì scoperto il suo gioco. Raccolse le idee in bassina reazione. Se ho messo qualcosa perché ho ritenuto che non vi fosse peccato. Eppure ho un dubbio che voi certamente fugherete. Ricordate che vi parlai di un giovane per cui provai trasporto prima della mia collocazione? Ebbene, mi è comparso in sogno la scorsa settimana. Mi ha dato solo un bacio e ricordo la mia sensazione di abbandono. È stato solo una volta, è stato solo un bacio ricevuto in sogno. È forse peccato? Gualterio era incredulo ma intimamente compiaciuto. Era la breccia che aveva sempre sperato che si aprisse in quel monolite di donna. Un piccolo arco, in verità, tuttavia si era aperto. La fissò negli occhi. I sogni sono desideri, questa citazione disneyana. Sono la verità che abbiamo dentro. È peccato quindi, in quanto uomini siamo sempre peccatori. Forse aveva ragione, forse stavolta aveva ragione, pensò Guimarca, che abbassò lo sguardo alla missina. Lo sollevò accennando un casto sorriso, a Gualterio parve disarmata e lo percepì come un invito. Gli sembrò che le distanze tra loro si fossero azzerate, avvertì il suo profumo inefunebriato. Ma non era ancora il momento, doveva porre le premesse perché la loro unione divenisse inevitabile. Ego te absolvo, Guimarca, dice, oggi vi stimo molto di più, è il segno di amicizia, vi dico che potrei giungere a rinunciare alla bolla del Papa se tra diocesi e convento, ma soprattutto tra noi e voi, ci fosse un vero, autentico avvicinamento. E non vi dico come prosegue perché... Continuano a vedersi una volta al mese. Ma questa era una delle volte al mese. Di cui parla il libro e per la quale il vescovo era disposto a strapparla, è ancora conservata, cioè praticamente toglieva dalla giurisdizione vescovile il monastero. È un libro ricco pure di personaggi, come possiamo leggere, e mi ha colpito un personaggio che si chiama Turpino, che è il bravo del vescovo, no, già dal nome, no, Turpe, probabilmente, non so se è un caso o meno, sì, che insomma finisce nelle mire di Lupo, Lupo veniva soppresso a sua, oppure doveva uccidere questo Turpino che... Turpino aveva fatto tante cose per il vescovo. E dice Lupo capì che doveva essere terrorizzato Turpino. Prese l'arco, dice mirò per due secondi e scoccò. Una traiettoria dritta, senza parabola, da 30 passi. Perché i primi...
i primi percorsi, cioè la traiettoria non è curva. La freccia saettò nell'aria, si conficcò nella nuca di Turpino e uscì dalla bocca. Il suo corpo divenne inerte prima ancora, eccetera, eccetera. Cioè, di queste descrizioni abbastanza truculente, ce ne sono delle diverse, ma era il periodo, c'è poco da fare, dico, non, in questo credo che si sia immedesimato nella storia, nella crudeltà del combattere del militarismo dell'epoca. Subito ti accecavano, abbiamo visto come niente, ti tagliavano le gambe, tagliavano la lingua, e uno dice no, non so, non mi ricordo, un personaggio dice tagliatemi tutto ma non la lingua. Sì, il trovatore. Sì, il trovatore, quindi perché no, giustamente, non, perché temevano che da un momento all'altro potesse, cioè il povero lupo, il protagonista, per diverse volte rischia una brutta fine, perché lui è perseguitato dal tipo di cultura, diciamo, no, popolare, eccetera, eccetera, e non riesce a calarsi del mondo viventi della cavalleria. Per cui è un bravo lottatore, un bravo militare, tutto quello che vogliamo, però gli atteggiamenti non sono quelli di un cavaliere, per cui spesso si trova in posizione insubordinata nei confronti di chi invece non doveva essere, per cui spesso viene, chi farà fare una brutta fine, tutte queste, però ecco, ad onore del vero se la scampa sempre, ha sempre, tant'è che muore probabilmente abate, anziano, come abbiamo detto a Cerrate. Tra l'altro Cerrate, che come sai, no? È patrimonio, adesso è gestita dal FAI, e tu potresti pure chiedere al FAI una presentazione a loro, perché poi è il monumento principe di questo romanzo. Attorno a Cerrate, cioè inizia con Cerrate, il passaggio attorno a Cerrate, mentre Lupo cacciava il cinghiale, e finisce a Cerrate, come si risolve a Cerrate, per cui Cerrate non è stata mai degnata di un romanzo che io sappia, quindi è il primo romanzo storico, sì, che parla di Cerrate, quindi veramente poi perché sono abbastanza poi, diciamo, aperti questi del FAI leccese, quindi milanesi un po' di meno, ma quelli leccesi sono brave persone, perché probabilmente neanche lo sanno questo, che la loro abbazia... Aspettiamo quest'estate. Ah sì, comunque dico, magari sto inventando la quaranta, però è una cosa da anche perché poi intorno a questa descrizione di Cerrate costruita, ricostruita, demolita, eccetera, eccetera, si può fare pure un bel dibattito rispetto a, per esempio, alle ultime scoperte di carattere archeologico che sono state fatte, ecco, che indicano a Cerrate la presenza di insediamenti addirittura preistorici. Quindi, sì, per cui dico, fino adesso si pensava che Cerrate, nominata per la prima volta in un documento del 1130 qualche cosa, che però non riguarda Cerrate, è la concessione di Surbo da parte di Accardo alle monache benedettine. E allora nel descrivere i confini dice accanto al territorio, accanto a quelli della basilica di Cerrate. Quindi già la prima volta che si nomina Cerrate, in realtà poi sì, si è scoperto recentemente delle epigrafi graffite sulla facciata di Cerrate, i caratteri bizantini, che è retrodata di almeno 30-40 anni, diciamo la nascita, l'esistenza di Cerrate, per cui Cerrate sicuramente, e come abbazia italo-greca, esisteva intorno al 1080, sicuro, poi ovviamente è chiaro che... Abbiamo avuto delle chiese di greci, proprio di monaci, durante le, diciamo, le rivoluzioni iconoclaste, stiamo parlando del Settecento. Poi abbiamo avuto un ripopolamento di tutto il Salento, da Basilio I, poco prima dell'anno 1000, perché prima
c'è vari carabinato arabo e praticamente avevano spopolato tutto il territorio dai locali, probabilmente noi siamo noi siamo prevalentemente greci alla fine, perché il nostro territorio nell'anno 1000 fu ripopolato dai greci, dall'imperatore Basilio, perché noi eravamo stati, ci sono cronache che narrano di centinaia di navi nel porto di Taranto e i musulmani che scendevano e razziavano la popolazione, come accade ancora 600 anni dopo a Cerrate, portano via 44 persone nelle cronache, dicono tutti. Quindi alla fine fummo ripopolati, però in realtà l'esodo greco verso di noi è cominciato prima nel 700 con i iconoclasti, continuò nell'anno 1000 con Basilio, ma poi in realtà continuò poi quando cadde Costantinopoli nel 1453, praticamente sotto la pressione dei turchi, un sacco di gente dall'Albania, c'erano delle colonie albanesi da noi notevoli, da cui poi fu data pure la colpa della caccia degli ebrei, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo, credo, alla fine prevalentemente greci. Per esempio, una cosa che spesso non viene sottolineata è la grecità di Lecce, no? Grecità nel senso di italo-grece. Io che ho avuto l'opportunità di ripubblicare la Lecce Sacra e quindi analizzare edificio per edificio, mi sono accorto che chiese bizantine, ce n'erano tante ancora nel 600 che non funzionavano più da un punto di vista religioso, ma esistevano come testimonianza, quindi epigrafi greche, invocazioni a santi italo-greci. Quindi nel periodo, quello che ha tornato, la chiesa latina aveva proprio un problema di personale, cioè nel senso che si trattava di sostituire i vescovi e i parroci in un sacco di chiese diocesi che erano bizantine, quindi alla fine tra chiesa latina e bizantina qualche accomodamento lo raggiunse. Infatti l'ultimo vescovo bizantino era Solevo nel 1628, quindi stiamo parlando di 400 anni dopo, no? Quindi alla fine i quadri religiosi bizantini ci sono rimasti ancora a lungo, e tra l'altro i normanni, qui si cita appena, volevano mantenere l'equilibrio tra tutte queste componenti, no? Il loro mandato da parte del Papa era di latinizzare il territorio e quindi di fare, però loro che erano dei furbastri, in realtà poi alla fine i normanni erano quattro gatti che riuscirono a conquistare il Mezzogiorno attraverso alleanze con altri, no? Addirittura con i bizantini stessi in altri casi. In Sicilia si allearono con gli arabi, anche se poi da parte del Papa fu fatta passare come una crociata della cristianità, fu tutt'altro. Una conquista militare fatta con abilità diplomatica, sfruttando le divisioni interne degli altri, no? E si sono conquistati un regno in quattro gatti, nel senso che normali erano pochissimi, pochissimi. Diciamo, dire per no, mi sarebbe piaciuto capire che storiografia hai usato, io non ho ancora letto il libro, però immagino che sugli aspetti proprio qualche duello forse lo racconti. Guarda, c'è il racconto del torneo che comincia a partire 104, in cui ci sono tutti i tipi di scontri del torneo. Nel torneo ci sarà il confronto tra arcieri, ci sarà il torneo la rossa, e dopodiché ci sarà la mischia erano sostanzialmente le battaglie simulate che venivano viste in modo panoramico dall'alto, in cui ci si muoveva con degli eserciti, no? 50 per tanti. In questa casa dicevo che erano in cavaliere terra di terra d'Otra, cavaliere terra di Bari, fanno questo, e c'è anche poi un duello, ma si finisce anche la scena risolutiva, poi sarà un duello, no? E il colpo che io ho trovato, cioè perché la terminologia, ho trovato sul sito, altervista si chiama, e parlava, indicava i colpi, ho scelto il roverso squalbrato, in questo caso. Il colpo roverso è un colpo di... È un colpo di... Esatto. Sì.
che taglia in modo diagonale. Ecco, un'altra cosa che... Con spada a due mani che con una spada... Il Tommaso dice, prese la lenza a due mani. A due mani, per mani che era tipica dei cavalieri. Ecco, un'altra cosa che spero di non aver sbagliato nella riflessione di un duello è che io dico che in questo caso uno dei due combattenti, l'altro è iniziato a fare un gioco largo per vedere la partenza dell'attacco dell'avversario, no? Perché invece dici bene, perché fare il gioco largo vuol dire scoprire parte del proprio avversario per invitare l'avversario e vederlo partire e quindi applicare l'azione contraria di parata e risposta. Il ragionamento in seconda intenzione, che poi è la sintesi del combattimento. Quindi sei andato. Va bene. C'è qualche domanda? Se per voi è a posto. Certo. Va bene, grazie. Vi ringrazio tutti. Come dire, c'è anche disponibile. No? Sappiate che io prima di scrivere romanzi storici scrivevo noir. Infatti ho già pubblicato con i libri di Icaro un romanzo che si chiama Il cavallo della sacra corona, e siccome è piaciuto a molti amici ho scritto anche il seguito. Infatti io adesso ho due romanzi da promuovere, il seguito di questo di Noir, Il cavallo della sacra corona, e quindi no, niente, volevo solo appiattirmi di quella che è la mia, di attività. I libri pubblicati sono disponibili. Grazie a tutti.